Ciao a tutti, oggi prepareremo la quiche Lorraine ai funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono funghi misti surgelati, una dose di pasta brisée, pancetta affumicata a cubetti, uova, parmigiano, panna da cucina, burro, aglio, prezzemolo tritato, noce moscata, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale mezzo spicchio d'aglio, i funghi surgelati, e il burro. E facciamo cuocere per 5 minuti 120 gradi, antiorario. Velocità 1. A questo punto andiamo a togliere l'aglio. Aggiungiamo adesso il prezzemolo e facciamo amalgamare per 2 minuti 100 gradi. Antiorario, velocità 1. Eliminiamo il liquido di cottura e mettiamoli da parte. Adesso condiamo con un po' di sale e un po' di pepe. E continuiamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova. La panna. La noce moscata. Il pepe. Il sale. Il parmigiano, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Abbiamo preso la nostra dose di pasta brisée e l'abbiamo bucherellata sul fondo. Mettiamo la pancetta affumicata, una parte dei funghi, e versiamo adesso il composto. Aggiungiamo adesso il parmigiano rimasto sulla superficie e chiudiamo i bordi. Cuociamola in forno per riscaldato statico a 180 gradi per circa 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti la riprenderemo e metteremo i funghi rimasti e la faremo cuocere ancora per altri 10 minuti. La quiche è pronta, lasciamola intiepidire prima di servire. Quiche Lorraine ai funghi. Grazie e alla prossima ricetta!